sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono città di Licata e di Palma di Montechiaro per un breve periodo della loro storia sono state intimamente legate grazie ad una famiglia tra le più nobili, ricche ed importanti della Sicilia. La famiglia dei Tomasi, principi di Lampedusa e duchi di Palma di Montechiaro. L'ultimo discendente di questa illustre famiglia è stato Giuseppe Tomasi, autore del romanzo Il Gattopardo. Noi vogliamo parlare dell'antenato omonimo dello scrittore, di quel Giuseppe Maria Tomasi, cardinale teatino, nato a Licata il 12 settembre 1649, morto a Roma il 1 gennaio 1713 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 12 ottobre 1986. Il nostro santo è ancora poco conosciuto ai più nella sua autentica dimensione umana e religiosa. Egli è stato un uomo di studio, un precursore delle riforme liturgiche, senza mai, peraltro, rinunciare ad essere un uomo modesto, umile, dedito all'amore per il prossimo e all'obbedienza. Cerchiamo insieme di conoscere e comprendere la sua personalità, la sua famiglia e l'importanza che essi hanno avuto per Licata e per Palma di Montechiaro. Cominciamo con il dare un rapido sguardo all'ambiente storico in cui visse e si formò il nostro santo. Siamo nel XVII secolo. La Sicilia è sotto la dominazione spagnola. È un periodo triste, uno dei peggiori della nostra storia. I dominatori esercitano continue violenze e si preoccupano esclusivamente di prelevare denaro con ogni mezzo. La Sicilia viene ridotta in uno stato estremo di miseria e di disordine. Ignoranza, carestia, superstizione, pestilenze, saccheggi di truppe e di ladroni dilagano ovunque. A questo grave stato di cose si contrappone lo sfarzo ed il lusso dei pochi privilegiati. I nobili siciliani fanno a gara con i conquistatori spagnoli per opprimere il popolo. Nel tentativo di accaparrare denaro, il viceré di Sicilia arriva a vendere le città demaniali. E questa sorte tocca anche a Licata, che viene acquistata per 50.000 onze dal vescovo di Agrigento, Monsignor Traina, che delega il duca di Palma ad amministrarla in suo nome. Le città demaniali erano quelle soggette direttamente all'autorità regia e, rette da un consiglio comunale, godevano di una certa autonomia.
Per aumentare ulteriormente il proprio prestigio ed il proprio potere, i nobili siciliani possono chiedere l'autorizzazione al re di Spagna, dietro regalia, di fondare nuovi villaggi. Il fondare un villaggio con più di 80 famiglie comportava un seggio alla Camera Baronale, al Parlamento, oppure un voto supplementare nel caso in cui il nobile possedesse già questo privilegio. In questo panorama storico in cui si nota da una parte la miseria e l'ignoranza del popolo siciliano e dall'altra lo sfarzo e la ricchezza della nobiltà, la famiglia del nostro santo costituisce un'eccezione con il suo stile di vita, dedito alla preghiera e all'amore per il prossimo. La famiglia Tomasi, gloriosa per meriti civili, è ancora più gloriosa per quelli della santità. Dal padre, il duca santo, allo zio, il teatino Carlo, servo di Dio, alla madre, alle sorelle e tra queste specialmente alla venerabile Suor Maria Crocefissa al secolo Isabella Tomasi. Diamo ora uno sguardo alle origini di questa famiglia e ai suoi componenti più illustri. I Tomasi giungono in Sicilia verso la fine del Cinquecento e si stabiliscono nel Ragusano, dove ancora oggi si trovano il castello e il palazzo di Donna Fugata. A Ragusa, nel 1614, da Ferdinando I Caro ed Isabella L'Arestia Iurato, baroni di Lampedusa e di Montechiaro, nascono i gemelli Carlo e Giulio, che saranno zio e padre del nostro santo. Rimasti prestissimo orfani, i due bambini vengono a Licata, chiamati dallo zio paterno Mario Tomasi. A meno di 23 anni, i gemelli, su proposta dello stesso zio, il 3 maggio 1637, pongono la prima pietra della città di Palma di Montechiaro. Il re Filippo IV, entusiasta della nuova fondazione, privilegia con il titolo di ducato la nuova città e nomina Carlo Tomasi primo duca di Palma di Montechiaro. Questi, però, alla vigilia delle nozze, rinuncia ai suoi diritti di maggiorasco, alla baronia di Lampedusa e al ducato di Palma a favore del fratello Giulio. Tutto ciò per seguire la strada del sacerdozio. Viene ben presto, infatti, ordinato sacerdote dal vescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Traina, zio della sua ex fidanzata. Giulio Tomasi, divenuto così erede di tutti i titoli e dell'intero patrimonio di famiglia, sposa nel 1640 la ex fidanzata del fratello, Rosalia Traina, baronessa di Torretta e di Falconieri. I due sposi vanno ad abitare ad Agrigento, nel palazzo di Lampedusa, attuale municipio, dove nascono le figlie Francesca Gaetana e Isabella. Giulio e Rosalia si trasferiranno in seguito a Palma per amministrare la sorgente città. Nello stesso tempo il vescovo di Agrigento, che ha la giurisdizione non solo religiosa ma anche civile e amministrativa di Licata, prega Don Giulio di amministrare la città in suo nome. A Licata, il 12 settembre 1649, nel Palazzo Caro, abitazione della nonna, viene alla luce Giuseppe Maria Tomasi, primo maschio della famiglia, che avrebbe assicurato la continuità del titolo. Nascono in seguito Rosalia, morta a 11 mesi, Ferdinando, che erediterà patrimonio e titoli, ed infine Alipia Gaetana. La madre di Giuseppe Maria, Rosalia Traina, conduce una vita squisitamente cristiana, distribuendo elemosine ed accogliendo i poveri nel suo palazzo. Essa educa i suoi figli, come dirà l'arciprete di Palma, Francesco Cangiamila, con tale santità di costumi che ben parea che si allevassero piuttosto novizi di qualche religione che figli di qualche principe. Nel 1661 Rosalia si separa consensualmente dal marito e con il permesso di Papa Alessandro VII entra nel monastero di clausura di Palma con il nome di Suor Maria Seppellita della Concezione, insieme all'ultima figlia Alipia Gaetana. Il monastero l'avevano preceduta le figlie Francesca e Isabella, già suore di clausura. Thank you.
Il padre, Don Giulio, dopo la rinuncia del fratello Carlo, diviene duca di Palma e principe di Lampedusa. È credenziere, maestro notaro civile in Licata e Girgenti, maestro notaro delle sacrestie e dogane di Girgenti, vice portolano del caricatore di Licata e anche, come abbiamo detto prima, procuratore delegato dello zio, vescovo d'Agrigento. Ricoprendo questa carica, si trova ad abitare a Licata nel 1649, anno in cui nasce Giuseppe Maria. Il Duca Santo, così chiamato anche dall'ultimo dei Gattopardi, autore del famoso romanzo, visse una vita caratterizzata dalla meditazione e dalla disciplina. Dedicava gran parte della giornata alla preghiera e alla lettura dei testi sacri. Ogni venerdì ospitava un pellegrino e lo serviva a pranzo. Nei venerdì di marzo i pellegrini erano 3 e diventavano 12 il giovedì santo. Dedicava il sabato al digiuno e al ritiro spirituale nel castello di Montechiaro, dove si trova l'effigie della Madonna con il bambino. Giulio Tomasi però non è uno spirito ascetico o bigotto, è anzi sempre aperto ad iniziative di utilità sociale. Fonda infatti un ospedale, dà indennità ai bisognosi e premi totali alle ragazze orfane. Fonda il Monte di Pietà per evitare l'usura e attraverso questa istituzione presta denaro senza interesse. Bonificò la valle di Montechiaro, fece costruire molte chiese dedicandole tutte alla Madonna a cui era devotissimo. Tra le chiese da lui fondate ricordiamo quella del monastero, prima matrice di Palma, la chiesa del Santissimo Rosario di Marina di Palma, quella di Santa Rosalia, seconda chiesa madre. Nel 1657 lascia il suo palazzo per trasformarlo in monastero e va ad abitare in un secondo palazzo, detto oggi Palazzo del Gattopardo. L'ambiente più affascinante del monastero è la cappella di Santa Maria del Lume, ricavata, secondo la tradizione, dalla camera nuziale del duca. Il duca Giulio, definito in vita dal popolo per la sua bontà e le sue virtù, duca santo, sceglie questo posto come sua sepoltura ed insieme a lui riposano la moglie, il figlio Ferdinando e la nuora Melchiorra Naselli. Egli stesso scrive il suo epitaffio. Giulio Tomasi e Caro si costruì questo sepolcro mentre era vivo affinché la vanità della vita, la vacuità del tempo ed il giorno della morte fossero presenti al suo spirito con continuo ricordo. Desideriamo ora tratteggiare brevemente un'altra figura che grande importanza ebbe nella vita del nostro santo. Parliamo della sorella Isabella, che divenne suora nel monastero benedettino di Palma con il nome di Suor Maria Crocefissa della Concezione. Con la sorella Giuseppe Maria intrattenne sempre continui rapporti. Possiamo affermare che essa fu la sua consigliera prediletta. Ci piace citare a questo punto una fra le numerose lettere che la Venerabile scrisse al fratello, nella quale essa esprime il suo giudizio a proposito della santità. Afferma Suor Crocefissa: «Non sapete voi che la vera santità consiste in un totale dispoglio della santità medesima? Fatichiamo, studiamo, sentiamo non come servi per la propria mercede, ma come figli per il nostro Padre Dio. Egli sarà la nostra paga, la nostra ricchezza. Egli solo ci basta. E vada per suo amore ogni altra gloria, sia temporanea o eterna». Molto numerosi sono gli episodi che si narrano a proposito di Suor Crocefissa. Tra questi vogliamo citarne qualcuno. Mentre si costruiva una cappella dedicata alla Madonna di Loreto, si stabilì che ogni suora dovesse portare una pietra. Suor Maria Crocefissa preparò una grossa pietra di selce e la conservò sul proprio tavolo. Si narra che il demonio entrò nella camera della suora, prese la pietra e gliela scagliò contro. Le sante protettrici della suora, però, arrestarono la pietra, impedendo così che la suora venisse colpita. Una volta, mentre era intenta a scrivere un biglietto al suo confessore,
pare fosse stata fermata dal demonio, il quale, toltale la penna, cominciò a scrivere, intimandole alla fine di firmare. Si dice che la suora scrivesse solo la parola Oimè. Dopodiché il demonio, adirato, continuò a scrivere la lettera, che però è indecifrabile. Pare che la suora godesse del carisma della bilocazione, che consiste nel trovarsi nello stesso momento in due luoghi diversi. Si narra che spesso andasse dal fratello a Roma, pur restando a Palma. Non esistono naturalmente testimonianze in proposito, e questi episodi vengono tramandati di padre in figlio. Suor Crocefissa viene ricordata dal discendente Giuseppe Tomasi, autore del Gattopardo, con il nome di Beata Corbera. Ascoltiamo che cosa ci dice in proposito lo scrittore. Abitudini secolari esigevano che il giorno seguente al proprio arrivo la famiglia Salina andasse al monastero di Santo Spirito a pregare sulla tomba della Beata Corbera, antenata del principe che aveva fondato il convento. In quel luogo tutto gli piaceva, cominciando dall'umiltà del parlatorio rozzo, con la sua volta a botte centrata dal Gattopardo, con la piccola ruota di legno per far entrare e uscire i messaggi, con la porta ben squadrata che il re e lui, soli maschi nel mondo, potevano lecitamente varcare. Si edificava nel sentir raccontare dalla badessa gli ingenui miracoli della Beata, nel vedere nell'angolo del giardino il grosso sasso che il demonio, innervosito dalla di lei austerità, le aveva lanciato addosso. Si stupiva sempre vedendo incorniciate le due lettere famose indecifrabili, quelle che la Beata Corbera aveva scritto al diavolo per convertirlo, e la risposta che esprimeva, pare, rammarico per non poter ubbidire. Suor Crocefissa muore nel 1699 all'età di 54 anni e viene sepolta nel monastero dove è vissuta. Nella lapide funeraria sono incise queste semplici parole: Hic jacet soror Maria crucifixa a Concezione. Thank you.
Desideriamo ora osservare insieme, più da vicino, la personalità del santo, venuta alla luce allicata nell'abitazione della nonna, cioè nel Palazzo Caro. Giuseppe Maria fu battezzato il 13 settembre 1649 dai coniugi Don Giacinto Cannada e da donna Eleonora Rosalia Buglio e Minafria. L'atto di battesimo è conservato nella bacheca della Cappella del Crocefisso all'interno della Chiesa Madre di Licata. Più di due secoli di assenza dalla Sicilia, San Giuseppe Maria Tomasi ritorna in patria, nella terra della sua nascita, dell'infanzia, della prima adolescenza. Torna per rinnovare la sua protezione sulla chiesa agrigentina che egli sempre considerò sua madre. Torna nella sua terra che aveva lasciato dopo aver rinunciato al principato che gli apparteneva per eredità ed al ricchissimo patrimonio di famiglia. Giuseppe, da bambino, più che giochi amò la solitudine e lo studio, e ben presto apprese la lingua greca, la latina e la spagnola. Quest'ultima era da lui perfettamente parlata, perché il padre pensava di destinarlo alla corte di Spagna. Giuseppe Maria, però, matura la propria vocazione religiosa e, seguendo le orme dello zio Carlo, si professa teatino a Palermo il 25 marzo 1666, dopo aver rinunciato a tutti i titoli e ai beni, a favore del fratello Ferdinando. Intanto lo zio Carlo, da sempre consigliere della famiglia Tomasi, da uomo colto e navigato qual è, convince il fratello a far uscire dall'isola, una volta tanto, i figli. Bisogna smammarsi da codeste montagne, sostiene, e visitare l'Italia fino a Venezia e da lì andare a Vienna. Ma occorre viaggiare in incognito, assolutamente, altrimenti sono d'obbligo visite e ricevimenti che fanno perdere tempo e denaro. Nel gennaio 1667 Giuseppe Maria salpa per Napoli, dove va a pregare davanti alle spoglie di San Gaetano Thiene, fondatore dell'Ordine dei Teatini, cui egli appartiene. Dopo una visita allo zio Carlo a Roma, prosegue per Ferrara, dove va a studiare logica. Mette tanto impegno nello studio a sentare la malattia, e ciò provoca un affettuoso rimprovero dello zio, che così gli scrive: ti appassioni troppo, dopo pranzo è meglio dormire un po' che non leggere e scrivere. Va a Padova per visitare il sepolcro del santo, visita la santa casa di Loreto e infine si reca a Venezia per visitare il sepolcro di Santa Lucia. A causa dell'inclemenza del clima di Ferrara prosegue e conclude gli studi a Bologna e a Modena. Studia teologia a Roma e di Sant'Andrea della Valle riceve gli ordini sacri fino al diaconato. Si perfeziona nella lingua greca, che conobbe tanto profondamente da scrivere in greco le sue preghiere e da scrivere in greco tanto facilmente che in latino. Fu anche profondo conoscitore delle lingue orientali, arabica, sirocaldaica ed etiopica. Improvvisamente, durante la quaresima del 1672, riceve l'ordine di tornare urgentemente in Sicilia. Giuseppe Maria parte subito da Roma e si reca a Napoli, dove trova una nave pronta a salpare per Palermo. Tornava in Sicilia dopo anni di assenza, aveva visto tante città, ma questa era ancora e sempre la sua terra. Tante cose però erano cambiate. Palma cresceva, il palazzo ducale era stato trasformato in monastero, dove si erano consacrate a Dio le sorelle e la stessa madre. Giuseppe era tornato appena in tempo per assistere il fratello Ferdinando agonizzante, che il 5 maggio 1672 spirò, andando a raggiungere la consorte Melchiorra d'Aragona. Di tutta la stirpe rimaneva il bambino, Giulio,
di cui il nostro santo si prenderà cura come di un figlio. In occasione di questa sua visita in Sicilia, il santo soggiorna a Licata, presso il Palazzo Cannata. Sistemati molti affari di famiglia, torna a Roma. Questo fu l'ultimo suo viaggio in Sicilia. Ripresi gli studi, viene ordinato sacerdote la vigilia di Natale del 1673 e va a risiedere a San Silvestro al Quirinale, sede dell'ordine. Si dà in pieno all'attività scientifica. Oggetto dei suoi studi sono la liturgia, la Sacra Scrittura, i padri della Chiesa e la storia della Chiesa. Conoscere a fondo l'ebraico si affida al rabbino Mosè da Cave e Tomasi, studiando, cerca di convertire il rabbino che un giorno, indispettito, così lo apostrofa: tu vieni qui per apprendere la nostra lingua, non per insegnarmi la tua religione, e se lo vuoi sapere, tutto ciò che mi opponi, se per un orecchio mi entra, per l'altro mi esce. Giuseppe Maria tace, prega e si affida alle preghiere delle sorelle monache. Il rabbino alla fine si fa battezzare ed adotta il cognome dei Tomasi perché, dice, devo la mia conversione dopo che addio a Giuseppe Tomasi. Importantissima è la sua attività scientifica ed editoriale. Ricordiamo tra le sue opere Codice Sacramentorum non gentis annis vetustiores, l'edizione critica del Salterio nelle due recensioni romana e gallicana, l'edizione critica dell'Orazionale, una raccolta di antifonari, la Bibbia secondo le divisioni del testo in uso in Occidente prima del 1000, oltre a moltissime lettere erudite e a numerosi opuscoli. Per l'eccesso delle lodi che gli provenivano da ogni parte, per gli importanti studi che andava compiendo, nascose il suo vero nome sotto quello di Giuseppe Caro, cognome dei suoi anni. Il 9 agosto 1712 veniva aggregato all'Accademia dell'Arcadia con il nome di Alcidamo Aridio. Pur essendo in rapporto con persone erudite, della sua medesima levatura culturale ed intellettuale, il Tomasi si dedicò con passione alla formazione dei fedeli. Per essi compose vera norma di glorificare Dio e di fare orazione secondo la dottrina delle divine scritture e dei santi padri. Le sue pubblicazioni gli valsero il titolo di principe dei liturgisti romani e di Doctor Liturgicus. Ebbe la stima della regina Cristina di Svezia, dei pontefici Innocenzo XI e Alessandro VIII, di Innocenzo XII e soprattutto di Clemente XI, il quale, durante il conclave del 1700, quando ormai vide convergere su di sé i voti, pose al Tomasi il quesito se dovesse accettare la nomina pontefice, convinto com'era della propria incapacità. Il Tomasi gli consigliò di accettare e così il cardinale Albani saliva al soglio pontificio con il nome di Clemente XI. Nel 1712 Giuseppe Tomasi fu nominato cardinale. Fu la prova più difficile della sua vita. Era decisissimo nel proposito di rifiutare la nomina ed in questo senso scrisse al Papa. Ma questi rispose adoperando gli stessi argomenti con i quali una volta il Tomasi aveva consigliato lui stesso ad accettare il papato. Il Tomasi si piegò e gli fu dato il titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, che era stato del cardinale Borromeo. Al contrario di quanto potrebbe sembrare, alla luce di ciò che fino ad ora abbiamo detto, il Tomasi fu un uomo umile, schivo, timido. Il suo patrimonio serviva per soddisfare le necessità dei poveri e dei bisognosi. Ogni mattina dopo la messa visitava gli ammalati e gli anziani della comunità a lui affidata, cercando di soddisfarne i bisogni.
portava sempre in tasca qualche scudo per i poveri e chiedeva all'economo monete nuove e lucide, altrimenti, diceva, i poveretti non le conoscono e poi trovano difficoltà a metterle in circolazione. A chi si meravigliava della sua prodigalità rispondeva: al fin dei conti i poveri chiedono quello che è loro. Quando prese possesso del titolo cardinalizio, rivolgendosi al popolo, disse: sono destinato sottosacrestano nella vostra chiesa. Insieme la scoperemo ed insieme accenderemo le lampade in onore di Dio e dei suoi santi. I suoi cocchieri andavano con i capelli rasi e a Roma diventò di moda questo detto canzonatorio: allora sì che andremo rasi come il cocchier del cardinal Tomasi. Egli si ritenne sempre il curato della sua chiesa. Teneva personalmente il catechismo ai ragazzi e faceva recitare in italiano il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, il Salve Regina. Non indossò mai l'abito di seta e in quanto al titolo era solito dire: ma quale eminenza, che eminenza, io sono sempre quello di prima. Prendo la brevità della sua carica, confidava ai suoi intimi, non valeva la pena per così breve tempo ed infatti fu cardinale per soli 7 mesi. Si era già scelto il luogo della sepoltura, nel sotterraneo della sua chiesa, ai piedi dell'altare della Vergine. Si spense il 1° gennaio del 1713. Papa Clemente XI, nel concistoro celebrato un mese dopo la morte del cardinale Tommasi, ebbe a dire: non possiamo dissimulare l'intimo dolore che ci ha procurato la morte dell'esimio e piissimo cardinal Tommasi, autentico esemplare della più santa ed autentica disciplina e della cui virtù e dottrina tanto ci aspettavamo ancora. Ancora in vita era stato proclamato cardinal santo e poco dopo la sua morte pervennero alla Santa Sede 120 lettere postulatorie che chiedevano si iniziasse il processo di beatificazione. Dopo solo 5 mesi dalla morte, Clemente XI diede inizio al processo canonico ordinario informativo per la sua beatificazione. Clemente XII, a 50 anni dalla morte, con decreto del 1° gennaio 1761, riconosceva il grado eroico delle virtù del cardinal Tomasi, che si poteva fregiare del titolo di venerabile. Il 29 settembre 1803, Pio VII lo proclamava beato. Troviamo tracce di questa venerazione allicata nella Chiesa Madre, in un dipinto che raffigura la Sacra Famiglia. Insieme a Santa Rosalia, a Santa Lucia, a San Filippo Neri è rappresentato il Beato Tomasi. Il Tomasi è presente in un altro dipinto custodito nella Chiesa della Carità. Palma di Montechiaro è raffigurato in un dipinto che si trova nella navata destra del Duomo. Un nuovo miracolo attribuito alla sua intercessione fu approvato con decreto del 6 luglio 1985 da Papa Giovanni Paolo II per la canonizzazione del Tomasi. Domenica 12 ottobre 1986 in San Pietro a Roma, alla presenza dell'arcivescovo di Palermo, cardinale Pappalardo, di molti vescovi siciliani, tra cui quello di Agrigento, monsignor Luigi Bommarito, alla presenza del presidente della regione siciliana, dei sindaci di Palermo, di Torretta, di Palma di Montechiaro, di Lampedusa e di Licata, Papa Giovanni Paolo II ne decretava l'iscrizione nel canone dei Santi. La sua festa viene celebrata il 3 gennaio. Cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Palermo, tratteggia la figura di San Giuseppe Maria Tomasi. Uomo di preghiera, contemplativo e profondo studioso, il Tomasi trovava nella sua stanza povera e disadorna quello che da sempre aveva desiderato: povertà, solitudine, tanto silenzio, molto spazio per lo studio, la riflessione, la preghiera. Inchiodato al rustico scrittoio e quasi sepolto tra le pile di codici antichi e trascrizioni,
volumi provenienti da varie biblioteche ed archivi, vi lavorava spesso anche durante la notte. Molte ricche opere da lui pubblicate sulla teologia, sulla Sacra Scrittura, sulle scienze liturgiche. Uomo di Dio, visse con fedeltà esemplare la vita di religioso e fu ricercatore colto ed appassionato. Il suo amore per la Sacra Scrittura, per la Chiesa e quindi per Cristo possono spingerci efficacemente a metterci come lui, nell'umile atteggiamento del discepolo che scruta con attenzione la parola di Dio e ne trae nutrimento per la vita spirituale. L'odierno rinnovato interesse per la liturgia ed il suo ruolo fondamentale nella pastorale della Chiesa e nella vita spirituale dei fedeli, facendo risaltare l'opera del Tomasi e l'appassionata ricerca da lui compiuta su antichi codici, mettono in evidenza un altro aspetto dell'attualità del suo messaggio. Cerchiamo insieme di entrare nel mondo spirituale del nostro santo e di comprenderne l'esatta dimensione, con l'aiuto del vescovo di Agrigento, Monsignor Luigi Bommarito. Eccellenza, nella società dei consumi, nella quale innumerevoli sono gli stimoli verso la realizzazione del benessere materiale e che sembra aver messo da parte certi valori tradizionali, quale significato assume la santità? Che cosa vuol dire essere santi oggi? Essere santi oggi vuol dire aprire il cuore al Vangelo. La società dei consumi certamente materializza un po' la vita, e la materializza nel senso che c'è ormai quell'ingranaggio esasperato al massimo di consumare per produrre, produrre per consumare, e ormai è una dialettica, è un meccanismo così soffocante, così provocante, che l'uomo è minacciato nei suoi valori spirituali interiori. Si può dire quello che si vuole, l'anima è come la fiamma, passa il vento e la fiamma s'abbassa, ma la fiamma tende sempre all'alto, e il cuore umano ha sempre aspirazioni di luce, di trascendenza, del più, diciamo la parola, del soprannaturale. Dio, se lo butti fuori dalla porta, rientra dalla finestra e non ti darà mai pace. Né la società consumistica e capitalistica nella quale viviamo e nella quale respiriamo potrà mai completamente appagare le profonde esigenze del nostro spirito. E allora ci sarà sempre la nostalgia della santità, ossia dell'apertura di cuore al Vangelo, ossia del ritorno alla legge di Dio, ossia del bisogno dello Spirito di Dio. E traduciamolo in fraternità, comunione, amore, socialità. Abbiamo bisogno della santità. Io direi oggi più che mai, o si cammina verso la santità, ossia verso Dio, la sua legge, il suo messaggio di amore, verso la fraternità, o si va verso il baratro, verso la morte. O santità o morte. Il Tomasi ha importanza nella teologia post-tridentina non solo per la sua opera di teologo, ma anche per quella di editore. La sua è una teologia positiva, storica. Pubblica i testi migliori della tradizione patristica e liturgica e lo fa per il suo grande amore verso gli antichi testi, dove ritrova le più chiare testimonianze della fede e della teologia cristiana. Egli per primo si è messo all'opera per una raccolta sistematica di scritti patristici che esponessero tutta la teologia cattolica. Nella stessa linea, ma con importanza ancora maggiore, si pone con la pubblicazione di testi liturgici. Anche qui, se non è stato il primo, certamente è stato il più grande, sia per aver pubblicato i codici migliori e più antichi, sia per la vastità della sua opera editoriale. Egli infatti non solo rivela l'esistenza di questi libri, ma li pubblica integralmente per metterli a disposizione degli studiosi. Il Cattaneo così scrive, parlando della nascita della scienza liturgica nel Seicento: l'opera più importante fu edita dal teatino Giuseppe Maria Tomasi. Egli fu soprattutto un profeta per la riforma liturgica che sentiva necessaria,
pensava ad una riforma generale e ad una ristrutturazione completa del rito romano. Il Tomasi vuole riportare tale rito alla purezza della Chiesa antica, eliminando tutto ciò che nei secoli si era aggiunto o sovrapposto, facendo talora scadere il rito nel ritualismo e la Chiesa nella gerarchia. Egli non concepiva la Chiesa come gerarchia, ma come adunanza di fedeli. La sua attenzione va dunque alla Chiesa concretamente radunata, che egli, in una lettera del 31 marzo 1703, definisce «tempio vivo di Dio, che egli ama più che il tempio di pietra». Alla luce di queste convinzioni, egli sottolineò più alta la necessità di recitare in lingua almeno le preghiere fondamentali come il Padre Nostro, il Gloria, il Credo. Come spesso accade ai profeti, neppure il Tomasi fu ascoltato ai suoi tempi. Solo ora, dopo la riforma liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II, possiamo riscontrare avverate le sue previsioni e misurarne il valore. Eppure il Tomasi non è mai citato nei testi conciliari, né nei lavori delle commissioni preparatorie, né nei testi per l'attuazione della riforma liturgica. Giuseppe Maria Tomasi è vissuto per molti anni in Roma, perfezionando la sua formazione culturale e teologica, senza peraltro perdere il contatto con la sua terra. Quale significato assume per le città di Licata e di Parma e per la diocesi agrigentina avere un santo loro conterraneo e in particolare un santo come Giuseppe Maria Tomasi? Effettivamente ha detto bene lei, il nostro santo di famiglia palmese, nato e battezzato a Licata, il nostro santo che ha studiato a Roma per 40 anni, fu un uomo di grandissima cultura, l'uomo più colto del suo tempo, un uomo che approfondì lo studio della parola di Dio, lo studio della liturgia e affrontò il problema della riforma degli studi ecclesiastici per la formazione dei sacerdoti in una maniera così nuova, così geniale, così moderna, diciamo la parola, così rivoluzionaria per allora, che ne fanno un gigante della vita della Chiesa. E diceva bene lei, Giuseppe Maria Tomasi, pur restando a Roma, ebbe sempre un particolarissimo, continuo, stretto legame con la terra di Sicilia, con Palma, con Agrigento, con Licata. E nell'epistolario, ricchissimo epistolario, con le sue sorelle, le quattro sorelle monache, tra cui la grande, intramontabile, grande santa anche lei, speriamo vederla sugli altari presto, la venerabile Suor Maria Crocifissa, la grande, intelligentissima Isabella Tomasi. Nell'epistolario, dicevo, tra il santo e le sue sorelle, soprattutto la sua sorella, la venerabile Crocifissa, c'è sempre un pathos per la Sicilia. Parlatemi della Sicilia, parlatemi di Palma, di Licata, di Agrigento. Narratemi i problemi della mia terra, perché nel cuore di Giuseppe Maria Tomasi è rimasto sempre l'azzurro del nostro cielo, l'azzurro del nostro mare, la luce delle nostre terre. Sì, ha un significato il suo pellegrinaggio tra noi. È un grande messaggio di riconciliazione e di pace. Io ho avuto modo di dirlo a Palma che ha sofferto di una catena di violenze veramente indegne per una città così carica di cultura, così ricca di storia e di santità. L'ho ripetuto e lo ripeto ancora qui a Licata. Veramente il santo ci porta un messaggio di pace, di riconciliazione, di cultura vera, di cultura evangelica, che è la cultura dell'amore, cioè cultura essenziale, cultura di vita, e oggi in questi tempi di morte, e ce ne sono strumenti di morte e li conosciamo bene, dolorosamente, un messaggio di vita era proprio necessario per noi, la provvidenza ce lo sta mandando attraverso questo pellegrinaggio di Giuseppe Maria Tomasi, che non è un fatto raro,
è un fatto unico. L'opera di Profeta del Tomasi non si è però ancora conclusa, poiché il suo pensiero è illuminante sui rapporti ancora da definire tra liturgia e religiosità popolare. Vogliamo ricordare a questo proposito la lettera del 31 agosto 1675, in cui spiega il perché delle processioni. Vogliamo ricordarla oggi, in particolare, mentre assistiamo alla processione in onore del Tomasi, ormai santo. Le processioni, egli dice, sono delle manifestazioni tra le più significative della religiosità popolare. Se la presenza di Dio non può essere circoscritta ai luoghi di culto, poiché Egli è presente in ogni luogo, si può e si deve lodarlo anche nelle piazze e nelle campagne. Dopo più di due secoli, San Giuseppe Maria Tommasi torna pellegrino nella sua terra per consegnarci un messaggio di pace e di amore. Conversione, dice il cardinale Pappalardo, vuol dire cambiamento profondo, totale, duraturo, perché venga testimoniato l'amore di Dio e venga sconfitto l'odio, perché la corruzione, la violenza ed ogni forma aberrante di sopraffazione vengano debellate a livello personale e sociale, con l'impegno serio ed efficace di una vita vissuta all'insegna dell'amore, del servizio, dell'onestà. E questo il modo più genuino e più significante per onorare cristianamente San Giuseppe Maria Tomasi.